Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. L'idea per il video di oggi è di andare in missione in un negozio dell'usato e fare un giro, cercare qualche oggetto che mi ispira e che mi faccia venire in mente qualcosa, in modo da dare una nuova vita, un nuovo uso agli oggetti, insomma, che a questi oggetti che ci sono nel negozio dell'usato. Ho già provato a registrare questo video un mese fa, ma la missione è stata fallimentare perché non ho trovato niente di interessante e quindi ho deciso di riprovarci adesso. E niente, speriamo che questa volta vada meglio. Dunque, sono appena tornata dalla mia missione. Devo dire che questa volta è stata un pochino meglio dell'altra. Sono riuscita a trovare qualcosina di carino. Ho filmato davvero pochissimo in negozio perché comunque c'erano persone e non volevo riprenderle. Non sono riuscita a trovare moltissimo. C'erano delle cose che mi ispiravano, ma che non sapevo come utilizzarle in questo video. Quindi alla fine ho optato per prendere altri oggetti, anche se devo dire che alcune cosine mi dispiace un pochino averle lasciate lì, come per esempio le tessere del mosaico che mi ispiravano tantissimo, ma davvero in questo video non sapevo come utilizzarle. Ho preso però altri oggetti. Il primo che vi mostro è questo vaso qui, è davvero enorme, cioè se notate ci sta la mia intera mano dentro. Io non riesco a fare il giro della circonferenza per prenderlo in mano, quindi sì, davvero molto molto grande. Non è neanche pulitissimo, ha un po' di polvere e insomma è da lavare. E ho trovato queste decorazioni di primavera e sono questi uccellini molto molto carini e anche della raffia colorata. Questi due cerchi di bambù che inizialmente penso fossero dei manici di una borsa, penso io, non ne sono convinta, ma penso di sì. E dei vecchissimi gomitoli di lana, di questi ne ho due. Sono un po', non so come spiegare, compatti perché penso che siano davvero pieni di polvere e di umidità, quindi penso dovrò lavarli prima di utilizzarli, quindi questi non li vedrete nel video di oggi. E ovviamente devo dare una sistemata anche agli altri oggetti, a parte questi che sono gli unici che secondo me sono in buono stato, il vaso da lavare e anche gli uccellini sono un pochino impolverati, quindi dovrò dargli una sistemata con un piccolo cotton fioc. Se tutto va a buon fine, riusciremo a vedere questo video fino alla fine. Molto bene, sono riuscita a lavare tutto quanto, quindi direi che è arrivato il momento di vedere questo video tutorial. Dunque, direi di iniziare con questa raffia colorata, anche questa l'ho trovata al negozio dell'usato e ovviamente la vado ad allargare un pochino per dargli più volume e anche un po' più di uniformità. La inserisco nel mio vaso e la utilizzo come base. Sopra ci vado a mettere anche della paglia, così faccio anche un po' di contrasto. Aggiungo questo legnetto carino che ho trovato nel mio giardino e poi incollo sul legnetto i miei uccellini, questi qua che ho trovato appunto al negozio dell'usato. Li incollo bene.
Ora realizzo anche delle decorazioni da mettere sullo sfondo, quindi utilizzo questo rametto che ho recuperato dal giardino e incollo questi fiorellini, alcuni fiorellini in carta che ho realizzato io. Posiziono anche questi all'interno del vaso, dietro agli uccellini come sfondo. E poi per completare e decorare ancora un pochino utilizzo questa pigna a forma di rosellina che mi piace tanto e aggiungo altri fiorellini di carta, rosa e anche bianchi. Raddrizzo tutto quanto e voilà, completo con il tappo in sughero così i gatti non mi fregano le cosine che ci sono dentro il vaso. Eccolo qui quindi il risultato finale. Direi che non è venuto proprio benissimo, forse questa raffia di questo colore non si abbina molto. Probabilmente la sostituirò con qualcosa di più chiaro, probabilmente della paglia di questo colore qui o magari della raffia di un altro colore più neutro, quindi non so, un beige, un bianco. Adesso andrò a vedere che cosa riesco a trovare questa volta nel mio studio. Come risultato finale, però, direi che non è venuto male. Spero che il risultato piaccia anche a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti o come avreste utilizzato voi queste cosine qui. Questi altri oggetti li vedremo ovviamente in un prossimo video, quando avrò capito come lavare questa lana. Anzi, se sapete come fare, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video così un po' particolare vi sia piaciuto. Se vi piace questa tipologia di video, lasciate un mi piace al video così ne farò altri e scrivetemelo anche sotto nei commenti. Un'altra cosa che vorrei chiedervi è se conoscete dei negozi dell'usato che vendono online, in modo magari da riuscire a comprare anche qualcosina online, perché qui vicino a me non ci sono molti negozi dell'usato e quindi non riuscirei a fare molti video se non c'è materiale, insomma, in questi negozi qua. E niente, con questo è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina se volete rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Se vi va di sostenermi, condividete questo video con i vostri amici. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!